A tutti i miei amici, buona giornata! Questa mattina sono diretto nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, a Cupra Marittima. Tra poco prendo la A14, uscita Grotta a Mare, destinazione, come detto, Cupra Marittima. Arrivederci, a più tardi, amici! Ciao, ciao, ciao! Entrando nel centro storico di Marano, centro medievale di Cupra Marittima. Siamo appena arrivati a Cupra Marittima, provincia di Ascoli Piceno. Ci troviamo nella frazione di Marano, borgo medievale di spiccato interesse. Abbiamo parcheggiato qui le nostre moto ed ora ci apprestiamo a visitare innanzitutto il presepe permanente che gentilmente ci viene aperto, perché altrimenti in questo periodo dell'anno sarebbe chiuso. Un ringraziamento al signor Alessandro, che gentilmente si è prestato ad aprire il presepe solo per noi. Buongiorno signor Alessandro. Buongiorno a lei. Allora lei mi spiega un pochino come funzionano le modalità di visita del presepe permanente? Ecco, il presepe permanente poliscenico Paolo Fontana è aperto a Natale, tutto il periodo natalizio, fino a tutte le domeniche di gennaio. Poi è aperto d'estate, luglio-agosto, nei pomeriggi 17.30 alle 19.30 e dopo cena dalle 21.30 alle 23.30. Quindi lei è il custode della... Il custode, sì. Cicerone, sì, sì, animatore di questo presepe permanente. Bene. Perché noi siamo 5 soci volontari che ci dedichiamo a quest'arte presepistica di una tecnica catalana cuprense, perché lo facciamo noi, però diciamo che abbiamo appreso quest'arte e questa tecnica dai catalani di Barcellona. Bene, grazie signor Alessandro, io la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità, perché oggi il presepe non l'avremmo potuto vedere senza la sua gentilezza che ci ha aperto. Grazie, prego, io la ringrazio. Grazie a voi. Prego, grazie a voi. Invito tutti a venire a vedere questa meraviglia. Ora iniziamo le riprese all'interno e faccio vedere a tutti di cosa stiamo parlando. Thank you.
posti di una torre del, del castello diroccato, non visitabile, e parte delle mura di cinta, quel che resta.